La Lega trema per i soldi che Vladimir Putin avrebbe donato alla Lega, la Lega di Matteo Salvini. Qua leggo la notizia, quei 3 milioni russi per Matteo Salvini fa tremare la Lega, la notizia si trova sul settimanale L'Espresso. Allora adesso sgomberiamo subito il campo, Matteo Salvini può essere simpatico o antipatico, sgomberiamo il campo da qualsiasi considerazione antropologica, etnologica, politica. Questo discorso che vi sto facendo lo farei pure se invece di essere coinvolta la Lega di Matteo Salvini fosse coinvolto il Movimento Pentastellato di Beppe Grillo e Luigi Di Maio, o fosse coinvolto il PD di Matteo Renzi. Lo farei, ma dov'è il problema? Ma per quale motivo l'Europa centro-occidentale deve avere la NATO, deve essere in contrapposizione con la Russia? Ma la Russia non è più l'URSS. Mi pare che fu un grande presidente americano, Reagan, mi pare, a definire l'URSS l'impero del male. Ma non c'è più l'URSS, sono una trentina d'anni che la Russia è diventata uno stato capitalista, come noi italiani, francesi, tedeschi, inglesi, Stati Uniti, noi siamo stati capitalisti o capitalistici, cioè abbiamo i ricchi e i poveri, così nella Russia di Vladimir Putin ci sono i ricchi e i poveri, non ci sono più differenze fra l'Europa capitalista e l'URSS comunista, perché l'URSS non c'è più. Abbiamo fatto persino le sanzioni perché la Russia di Vladimir Putin è ritornata in Crimea. In Crimea c'era sempre stata, già ai tempi della rivoluzione francese, alla fine del 1700, la Crimea faceva già parte della Russia. Sono tutti felici e contenti gli abitanti della Crimea di stare con la Russia. Noi abbiamo fatto le sanzioni anche per il Donbass, cioè la parte orientale dell'Ucraina, che è abitata da popolazioni che parlano la lingua russa e vogliono andare dalla Russia. Ma dov'è il problema? Ma finiamola. Ma cosa c'è a fare la NATO? E allora se avesse fatto il fatto dono a Matteo Salvini, 3 milioni di soldi di rubli, non lo so di che. Dov'è il problema? Per me la situazione sarebbe la stessa se fosse Matteo Salvini, se fosse Matteo Renzi, se fosse lui di Maio, non cambierebbe niente. Finiamola, no? Finiamola. L'impero del male, non c'è più l'impero del male. Va bene, cari amici, qua mi fermo, per chi mi conosce bene, per chi non mi conosce io sono questo qua, va bene? Vedete chi sono, cari? Eccomi qua. Io ho detto la mia, adesso voi dite la vostra. E la notizia io ve la metto come linea riassunto di questo video. Ok? A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.